Sono chimico industriale e cosa c'entra con naturale? Però quando mi sono laureata ho scelto un indirizzo ambientale. Ambientale dal punto di vista del monitoraggio ambientale, dei rifiuti, eccetera, eccetera. E poi per lavoro ho trovato lavoro in un'azienda cosmetica e da lì è partito tutto il mio interesse, prima per la cosmesi in generale. E poi negli ultimi anni si è tradotto in questo grande interesse per la cosmesi naturale. Adesso lavoro per un ente di certificazione e mi occupo proprio di certificazione biocosmesi di quei prodotti che un'azienda vuole certificare in base al contenuto di ingredienti biologici naturali che hanno. Quello che faremo stasera sono cose molto semplici, non faremo grandi creme che hanno poteri miracolosi di togliere le rughe, di togliere segni del tempo, eccetera, eccetera. Faremo cose molto molto semplici, però molto utili. E sono la pomata mille usi e il deodorante naturale. Si potrebbe fare con solo i due ingredienti, l'ho voluta un pochino ampliare. Ci serve la cera d'api, che è proprio l'elemento costitutivo degli alveari, quindi è un prodotto pienamente naturale. Per chi è vegano non è consentito, si potrebbe sostituire con del burro di cacao, ad esempio, e perché logicamente chi è vegano non accetta, diciamo, un ingrediente animale nemmeno nei prodotti che usa per l'igiene personale, per la cura personale. L'altro ingrediente, oltre alla cera d'api, è l'olio di giso. Adesso qui vedete quello che si compra al supermercato, ma ho voluto portare apposta questo perché sono tutti ingredienti facilmente reperibili in qualsiasi supermercato medio grande, cioè poi se uno logicamente volesse fare una crema biologica, ecco che allora si va nei negozi specializzati, si compra l'olio di giso biologico, si va da un apicoltore che lavora in biologico, si prende la cera d'api biologica, cioè, logicamente già adesso siamo nel naturale, poi si può fare il saltino in più e passare direttamente proprio nella cosmesi prettamente biologica. Quindi cera d'api e olio di riso, sono le due quantità maggiori. Poi c'è un altro olio vegetale che potrete scegliere. Io ve ne ho portate un po', oli vegetali ce n'è una marea. E questa sera abbiamo l'argan, l'olio di jojoba, l'olio di rosa moscheta, l'olio di avocado, l'olio di vite rossa e l'olio di macadamia. E uno è diverso da tutti gli altri ed è l'olio di jojoba. È diverso da tutti gli altri perché non ha glicerina al suo interno, è un olio molto particolare, molto leggero ed è l'unico olio che penetra direttamente nella pelle e molto spesso nelle formulazioni cosmetiche naturali serve questo per veicolare tutti gli altri, cioè penetrando nella pelle si porta dietro poi tutti gli altri oli. L'olio di riso è quello presente in maggiore quantità perché è quello più delicato e quello più leggero. È molto poco untuoso ed è particolarmente adatto alla pelle dei bambini perché è ricco di vitamina E, che è la vitamina rigenerante della pelle, per cui è proprio l'olio per eccellenza. Cioè io lo mettevo nell'acqua del bagnetto delle mie figlie così per ammorbidirgli la pelle. Gli altri oli hanno più o meno funzioni specifiche, ad esempio la vite rossa, dov'è? L'avocado. La vite rossa e l'avocado sono prettamente tonificanti, elasticizzanti, antirughe. L'avocado in particolare è un ottimo antirughe. La macadamia è un olio molto leggero e poco unto, è fortemente nutriente. La rosa moschetta anche è un olio molto nutriente. Se ti faccio confusione dimmelo perché rimuovo tutti. L'argan adesso va tanto di moda perché è stato riscoperto da poco, è un albero del Marocco e lo chiamano proprio l'albero dell'eterna giovinezza, è un olio molto nutriente, molto protettivo della pelle, per cui è effettivamente un olio da non sottovalutare. E quindi quella piccola parte di olio da aggiungere alla formulazione, mi direte voi cosa ci volete mettere e sceglierete se la vostra pomata avrà più funzione nutriente o più funzione delicata, magari con gli olio di macadamia e jojoba, o funzione tonificante con l'avocado e la vite rossa.
che siano pomate, in quasi tutti, non dico in tutti perché ci sono anche degli ottimi prodotti, e trovate come ingrediente l'alluminio cloridrato, alluminio cloride, alluminio cloridrate, diverse voci. Ecco, questo ingrediente è un po' no, è un po' sotto studio, chiamiamolo così. Ecco, non volevo usare la parola cancerogena, però è appunto sotto studio perché è un sospetto cancerogeno, cioè non c'è ancora un reale fondamento scientifico, però ci sono alcune correlazioni tra l'uso dei deodoranti con alluminio cloridrato e l'insorgenza del cancro alla mammella. Per cui è un po' un ingrediente sotto accusa, e mi dite, però c'è in tutti i deodoranti. È probabilmente un ingrediente forse più che sospetto, che però rimane solo sospetto perché è l'ingrediente più diffuso e più efficace come antiodorante, perché cosa fa? Va a bloccare la sudorazione, è proprio un antitraspirante, quindi va a bloccare i pori che non possono emettere, diciamo, il sudore, e rimane tutto lì. Perché abbiamo usato il bicarbonato invece noi? Perché il bicarbonato non è un antitraspirante, è un antiodorante, cioè va a reagire con il nostro sudore impedendogli di emanare, di fare il cattivo odore, perché lo modifica chimicamente. Ecco perché è necessario il bicarbonato, perché evita il cattivo odore. Poi potremmo fare il deodorante senza, come dicevamo, senza olio essenziale, senza alcun tipo di profumo, la sua funzione ce l'ha lo stesso, però cioè un pochino è sempre piacevole. Un altro ingrediente che è un pochino controverso, ma questo perché si chiama anche questo allume, è l'allume di rocca o allume di potassio. In realtà di questa sostanza in un deodorante ce n'è una quantità molto piccola, perché è una sostanza molto aggressiva, e all'interno della molecola di questa sostanza l'alluminio è presente in quantità anche qui molto piccola, però c'è sempre, cioè è sempre l'alluminio la pietra dello scandalo. Quello che vendono alle fiere è che è di quello. È l'allume di rocca, la pietra. Quindi è più dannoso quello piuttosto? No, attenzione. Anche quello è stato posto, probabilmente indebitamente, perché ha un nome che si somiglia e perché contiene l'alluminio. Però qualcuno addirittura sbagliando lo paragona all'alluminio cloridrato, assolutamente. È un ingrediente naturale perché è un minerale naturale. Ed è un minerale, la sua molecola è formata da un sale di alluminio e di potassio solfato che ingloba 12 molecole d'acqua, quindi cioè, di alluminio veramente ce n'è poco, anche se l'alluminio è un metallo pesante. E fino adesso non ci sono fondamenti scientifici per cui questo ingrediente, che comunque è naturale, provochi qualcosa. C'è, diciamo, questa associazione che molti fanno perché contiene l'alluminio. Sbagliata o no, ancora non cioè c'è un punto interrogativo, diciamo, sull'alluminio cloridrato c'è un pochino più che un punto interrogativo. Okay. E mi sento personalmente, soggettivamente, sconsigliata. Tant'è che se andate dal dermatologo e ponete il problema del deodorante, questa cosa la sa, e vi dirà: cambi spesso deodorante, signora. A me è successo, cambi spesso deodorante, perché probabilmente cambiando spesso la formula e la quantità di alluminio cloridrato la pelle un attimino si riprende, non lo so, però questo è quello che... Questo può essere una buona opportunità. Non vi dico che è la panacea di tutti i mali, a qualcuno non funzionerà, a qualcuno brucerà, perché comunque il bicarbonato può bruciare, quindi se dovesse succedervi diminuite la dose fino a che non trovate quella che secondo voi è quella che per voi e per la vostra pelle va bene. E a qualcuno non funzionerà, a qualcuno funzionerà perfettamente, però è un'opportunità che è giusto portare. Grazie. Grazie.